Qua che super chiacchiera. Allora abbiamo queste al cioccolato ricoperte. Poi abbiamo queste qua, metà cioccolato e metà classiche. Queste qua tutte classiche. E poi abbiamo questi sanguinacci. Mamma mia, che specialità! Ma ce le mangiamo tutte. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Ciao, cosa cucchiaini da cioccolata? Ma ci taglia le teste, no? Comunque siamo qua per questo video mukbang lasagna, ho pensato, Mamma mia, la lasagna lasagna, in due... Io fatto a papà. la lasagna l'abbiamo mangiata oggi, Non la vabbè, non la vuoi questa? Vabbè, non la mangiare. Comunque abbiamo ricevuto tantissime domande, quindi adesso iniziamo a rispondere. Qua abbiamo tre tipi di chiacchiere, allora, vuole. chiacchiere al Indovinate. cioccolato fondente, giusto, mo? Sì. Senza zucchero. Questa è metà cioccolato e metà zucchero. C'è anche il cioccolato bianco. Qua solo chiacchiere, ma sono tutte fritte o anche al Solo forno? fritte. Solo fritte. Qua abbiamo due tipi di sanguinaccio. Quindi adesso assaggeremo le varie cose rispondendo alle domande. Allora, Carla e Dario, come Dimmi. state vivendo? Abbiamo ricevuto tantissime domande. Oh, grazie sempre per tutte le Grazie ragazzi, domande. grazie per le domande. Mandateci Seguiteci. una cosa esordio per No, le domande. seguiteci su IG, mettete tanti like a questo video, commentate se vi piacciono questi video mukbang e seguiteci anche su IG Dite la papà. dove faccio tantissimi video e là metto questi box Quindi aiutate i domande. bambini. E nei commenti fateci sapere quali altri video vorreste vedere che li facciamo. E niente, seguitemi anche su TikTok dove anche là faccio tantissimi video. Comunque, Carly e Dario Dimmi. ci chiede questa ragazza: come state vivendo il post-Covid? Io ho ancora paura di andare al chiuso senza mascherina. Allora, iniziamo con quale? Iniziamo con questa. Dai, amore, Iniziamo con prendiamo questo. questi. Ah, questo qua mettiamolo un po'. Quale è meglio? Vabbè, proviamo prima questo e Proviamo. poi quello. Questo è bello denso, amore. Ma non lo sai facendo una frittata, amore? Guardate come si fa. Pa, 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 pa. Andiamo, metti. Ah, che bello, ci sono anche le gocce di cioccolato. Basta, Guardate, amore, sennò ci viene la diarrea. dai. Lo metto io. Capito? Qua dammi il... Ok. Ma già gliel'ho Vabbè, è dato. vero che è sturo. Vediamo com'è. Dai, papà, dai, dammi il... Bello. Lo metto io. No, dammi il quadro, lo metto io. Fondente, come piace a me. Daniel, lo metto io a babbo, perché sennò ti sporchi. A me poi piacciono un po' arrotolate, Bene. ragazze. E dopo lo metti pure tu, dopo. Lo metto io. Andiamo, prendi questa. Assaggiamo. Pochi. Dovete sapere, prima di rispondere alla domanda, che quando mangio le chiacchiere mi ricordo sempre di Dario come mi ha conquistato. Una Perché? chiacchiera. No, perché tu venissi a casa e portassi un vassoio incredibile di Una chiacchiere, chiacchiera, sì. enorme, quanto poteva essere? 3 kg, ma enorme di chiacchiere. Vabbè, che deve venire l'altra questo per non vedere nessuno. E poi alla fine ce le mangiamo tutte noi. Comunque, buonissime. Ma cosa ti senti rispondere a questa ragazza? Ragazzi, il Covid ormai è passato quello là pesante proprio. Vabbè, Non è però più che come prima. c'entra? Non Io è più come prima. vedo ancora persone con la Bisogna mascherina. mettere la mascherina, però non è obbligatoria. Chi la vuole indossare la indossa, chi la indossa, chi non la vuole indossare non la indossa. Però il Covid non è come prima. Oggi è gestibile. Non bisogna farsi sopraffare Non vi da fate questa prendere paura e da dalle. questa ansia. Però magari nei luoghi un po' più chiusi e stare evitare comunque questo di si può mettere nei luoghi più chiusi. Però non bisogna farsi vivere con Comunque ne stiamo quest'ansia. uscendo, mo volere Sì, potere passerà. esatto. Comunque è buonissima questa chiacchiera. Fate sapere anche voi cosa ne pensate di questa cosa del Covid, perché è un argomento ancora molto discusso, eh. Allora, ciao Carita, qual è la parte del corpo che più amate di voi dell'altro? Assaggiamo una di queste qua fondenti. Sì, amore. Oh, che buona. Sai che questa mi piace quasi di più? Perché senza tutto quello zucchero. Allora, amore, la cosa che tu ami di più di me del corpo e io di te. Io.
Io di te la barbetta, mi piace molto. Infatti quella volta se la tosse. Però anche le mani sono belle, sono mani che danno sicurezza, poi sono mani pulite. No, ma io me la faccio. Oh, sono belle. Grazie. Nessuna domanda, volevo solo dirti che ti seguo da quando mostravi solo le mani. Grazie, Sofia. Grazie. Anche io. Sofia, grazie per questo bel messaggio. Ma parte di perdonerissima, ah, questa è bella. Perdoneresti mai un tradimento? No. Beh, però bisogna trovarsi nella situazione. Sei certa di questa cosa? Beh, mamma, sì. Papà. Dove il telefonino a papà? Io devo dirti, anche io no. Però bisogna sempre trovarsi nella situazione. Beh. Tu che pensi? Non lo so. Dipende. Da cosa? Da se è stato un tradimento, per esempio, che tu dici un tradimento che, ad esempio, no? Facciamo l'ipotesi. Se è un tradimento che quella persona. Oppure io voglio un po' di quello, però c'è un po'. Mamma, l'hai tradita. Aspetta. No. Un tradimento che, ad esempio, vengo a scoprire che tu da un anno stai insieme a un'altra. Oppure magari che solo una sera ci sono. Ma questo è già pure di anni. Allora, abbiamo superato, sono passato pure un anno, due anni. Amo, proviamo questa, vedi? Vediamo qual è più buona. Amo, queste sono un po' più molle. Guarda, provala. Non è croccante come quella. Però è un'altra tipologia, però pure buona. Prova questa. È vero. Comunque questo. Però, cioè, di norma ti dico no, perché cioè, non ci riuscirei. Però bisogna sempre trovarsi nella situazione. Tu amo? Questo no. No categorico. Bene. Le mie mani a saperlo. Ma tu, questo c'è pure il gatto. Ma ogni tanto guarda là, scemo. Allora, Dario, preferisci Carlita ora o prima della chirurgia estetica? Per me è sempre lo stesso. O prima o dopo. È sempre bella. Visto? E io quando mi volevo rifare il naso, che già stavo con lui, a lui mi diceva no, ma che fa sti cose, ma quando mai? Facevi, ma perché scusa, mo, poi dopo sto meglio, no? Ma perché tu già stai meglio. Bravo. Quindi ragazzi, amate, trovate qualcuno che vi ami così come siete, a prescindere dalla chirurgia. Un bacio. Armando abita vicino a casa tua? No. A circa 50 no. Minuti. Se abitava vicino a casa, stava qua pure lui a mangiare gli altri. Stava sempre qua. Ciao Armando. Ciao Armi. L'ultima bugia che hai detto è quella più grande che hai detto ai tuoi genitori da ragazzina. Allora, l'ultima bugia che ho detto, ma non sono bugie, sono cose che magari ometto, non sono proprio bugie. L'ultima bugia che ho detto, amo, tu l'ultima bugia che ho detto? Non ho mai dovuto dire bugie. Allora, amo. Io... Ah, a proposito, cioè qualcuno se lo sta chiedendo, questo sanguinaccio è senza sangue ovviamente, perché è legale mettere il sangue nel sanguinaccio, quindi praticamente è solo cioccolata, perché magari c'è qualcuno che pensa che sia fatto col sangue, non l'avremmo mai mangiato. Assaggiamo quest'altro. Questo è un po' liquoroso. Comunque quelle più buone sono queste qua. Comunque, l'ultima bugia che ho detto non me la ricordo sinceramente. Tipo qualcosa, a che ora ti sei svegliata, che tipo mi sveglio sempre tardi invece dico prima, queste cose qua. No.
Però bugie gravi no. È troppo latte verde. Troppo verde. Non sono una persona molto bugiarda. Seriamente, fai una sorta di concorso dove sta la vincitrice che farà un mukbang a casa tua. Che bello, sarebbe carina come cosa. Sì, bene. Hai mai pensato di tagliare i capelli tipo a caschetto? Sì, perché ultimamente su IG sto vedendo delle foto di una influencer straniera che c'ha tipo dei capelli così. Madò, amo, quanto allora, è bella, messa bene. Sì, però è tutto un caschetto tutto sbasato. No. Bellissimo, però... No, raga... Capelli lunghi, non me li taglierò mai più corti. Se una tua amica scoprisse che Dario ti tradisce, vorresti che te lo dicesse? No ragazzi, state zitti però. Io sì, sinceramente. Ovviamente sì. Però, cioè mi incazzerei se una mia amica non me lo dice, perché dico allora tu. Però anche io... Se scopro che il fidanzato di qualche mia amica la tradisce, anche io non so se avrei il coraggio. Sì, da amica sì, te lo vorrei dire, però da un lato poi non so se avrei il coraggio di mettermi in mezzo. Quindi è una scelta sempre un po' complicata. Bella. Quindi un po' difficile. Ragazzi, grazie che mi coprite sempre. Amore mio. Ricordi la tua prima volta con Dario? Certo, stiamo qua io sul divano con le... dopo ho mangiato le chiacchiere, proprio tipo come mo. A me amore, che ti ricordi tu? Stiamo qua. Ricorda qualche aneddoto. Allora, tu stavi nuda. Vabbè, potevo mai stare vestita. Ah, stavi nuda, veramente amore. Stavo scherzando. Allora, non eri tu. Mi saluti, ti seguo da quando mostravi solo le mani. Ciao Loretta, Iacono, ciao, un bacio. Poi... è bellissimo, vorrei chiedere una cosa un po' personale a Dario. Come ha affrontato la tua depressione? La tua? All'inizio non bene. Poi piano. Perché non bene? Allora, perché uno non si è mai trovato in questa situazione, no? Mica è stata una cosa facile. Ah, certo. Poi mano a mano bisogna aiutare la persona che ha chiesto aiuto, no? Però non è facile. Ma mi dici qualcosa in più, dai. Che vuoi così? Parla. Habla. No, questo habla. È un po' alcolico, ma non di questo. Habla, papà, habla. Habla. Allora sono spagnolo. Detto. E all'inizio non bene perché? E non bene perché queste situazioni non sono facili da gestire. Papà, voglio. Non è che sono un psicologo. No, ma che c'entra, però... Se uno ama una persona, mi sto vicino, a prescindere. Non male, se uno riesce a affrontare una situazione del genere, sì. Sono persone che non riescono. E perché? E che ne so io? Devi solo dare amore a quella persona, che non sa bene, ha bisogno di amore e di supporto. Tu perché non l'hai dato? Che non l'ho dato. E tu l'hai detto all'inizio non bene, perché? All'inizio non bene perché aiutare la persona che sta a fianco. Però, se quella persona ti dice delle cose, quella che sta in depressione. Tu in quel momento non riesci a capire quello che sta succedendo. Però comunque si capisce che è una persona che ha bisogno di aiuto e quindi tu devi dare amore e aiuto, perché non lo dai? È male. Credi che non lo do? No, sinceramente io... Ma all'inizio il primo giorno, non all'inizio a mesi. Primo giorno, poi piano piano uno capisce la situazione e bisogna aiutare. Questo è. Però stanno persone che non vengono aiutate. O se lo abbandonano e non so tutto quanto vuole. Vedi quanti ragazzi e ragazze che vengono poi abbandonati. No? Ah sì, dici parla di me però, dici qualcosa di me. Lei ti ha chiesto come hai vissuto la tua depressione. Sicuramente non bene.
perché non è una cosa facile, te l'ho detto. Bisogna aiutare l'altra persona, però deve essere aiutata anche l'altra persona che sta di là. Questa? No! Capito? Non ho capito, che hai detto? Ho detto sicuramente non bene, perché non è una cosa bella. Per te o per me? No, per te. Ah! Però per l'altra parte, pure l'altra persona deve essere aiutata. Deve avere aiuto, deve avere aiuto anche l'altra persona che sta a fianco. Giusto? Mamma! Ah, perché tu c'è la depressione? Questa secca depressione. Vabbè. A che c'entra che tu devi essere aiutato? Devi tu essere aiutato. Mamma. La persona che c'ha la depressione deve essere aiutata. È normale, allora, deve essere aiutata. In poche parole, raga, le persone che hanno la depressione dipende poi devono avere la fortuna di avere accanto persone che la circondano, che gli danno amore, che la supportano e che hanno le palle di saperti aiutare e di aiutarti. Cosa che Dario inizialmente non ha avuto. Il primo giorno no. No, ma neanche pure per le prime settimane, per l'inizio, non ha mai avuto le palle di aiutarmi. Ma se oggi non stavi qua a dirlo. Ma tu non mi hai mai aiutato. No? Se era per te io non ero guarita. Ma mi dai che ti? Sì. Mamma. Se c'è una cosa sbagliata. Io ce le prove. Allora. Allora. Vi siete mai chiesti se non vi fosse incontrati adesso come sarebbe la vostra vita? Che ne so io? una vita diversa, una vita noiosa, senza il mio amore. Quanti staresti ora? Che sarei? Con cosa Schiffer? Oppure o staresti solo? Solo mai. Ecco, chi staresti secondo te? Ecco l'altra ragazza. E com'è questa ragazza? Come potrebbe essere? Sì, è bella sicuramente. Ma la tua vita sarebbe stata più bella o più brutta? Dipende. A secondo te? Ora posso dire più brutta, però può essere pure più bella. Addirittura. Sì. Una domanda banalissima, come va la vita? Vamo rispondi, ho risposto io. Per me potrebbe andare meglio, nel senso che ci sono stati sincera periodi della mia vita in cui è andata meglio, in cui, ma a prescindere da quello che ti circonda, proprio io me stessa. Cioè, a volte tu sei felice, stai bene, c'è momenti positivi, anche se attorno a te non c'è niente, va tutto male, così, però tu stai bene. Invece sono periodi tipo come adesso che non c'è nulla di, insomma, di particolare, però comunque diciamo io non mi sento al top di altri momenti in cui comunque sono stata particolarmente felice e serena, dico la verità. Ma invece anche se va male, per me va sempre benissimo. Perché tu sei una capa fresca. No. Ragazzi, capite che significa capa fresca? Che ognuno ha il suo carattere. Capito? Ah, no, io ho detto però tu capita certi giorni che ti senti meglio, certi giorni no, che ti senti. Sempre lo stesso, sempre al top. È perché non hai la sensibilità che ho io. Io sono più sensibile di te. Quelle. Bellissima Carlita, quando ci fa una femminuccia? Vediamo se risponde Dario. Sì, stasera me sta a filmare. Se arriva, arriva, se non arriva, non arriva. Ma se arriva, deve arrivare quando decidiamo noi. No, decidiamo. Noi decidiamo proprio niente. Si deve programmare, sì, amo, tu sai come si fanno i figli. E chi sì? E se non lo fa capitano, fa capitano. Bravo, per favore. Se non lo fa arrivare, lo fa arrivare. Ah, sì, questo sì. Cioè, guardate, non decidi questa niente. È bella, come reagisce Dare a tutti i messaggi offensivi e cattivi nei tuoi confronti? PS, siete meravigliosi. No, non mi interessano proprio. Guarda le mani. Vabbè, difendimi, scusa. Vabbè, non mai difende, però metto a rispondergli. Vabbè, tipo c'è qualcosa che magari ti dà fastidio particolarmente. No, perché ti offende, non mai. È tipo quale offesa? Ragazzi, non so, può fare le chiacchiere comunque. Qualsiasi. Dimmi qualcosa che ti ha offeso di più. Cioè, che mi ha offeso, che ti ha dato più fastidio. Che sei una puttana, che sei queste cose qua. Bip, non si può dire.
E che vorresti fare? Scassaca, perché c'è la pastore. No, non c'è l'idea. Se avessi questo sessone davanti, cosa gli diresti? Uscutasse faccio. E poi che gli diresti? Chi è questo? È una chiave. E perché? Ma uno non può offendere l'altra persona se non la conosce, no? C'è manca. Ma poi diciamo questa parola putto in base a che cosa? Non lo so, ma che sono? Ci ho detto uno non può offendere l'altra persona. Dai, come fatto? Vai, vai, prendo, papà. Se non avessi intrapreso questa carriera, quale lavoro ti sarebbe piaciuto fare? Allora, io ho sempre avuto la passione per l'estetica e per i cosmetici, quindi penso che qualcosa del genere. Adesso che ti sei staccato? Vabbè. Ho aperto lo shop online, ho creato il mio brand della mia linea di cosmetici, però penso che comunque qualcosa affine a questo, sicuramente. Sì. Perché comunque questa è la mia passione, vi dico la verità. Invece tu? Io ero contento a fare l'abbigliamento, sicuramente. Quindi commerciante di abbigliamento. Bene. Come è cambiato il vostro rapporto dopo Daniel? Consigli per i neogenitori? Daniel non lo so. Ha ripetuto Daniel. Ultima. Vabbè, cambia perché l'arrivo di un bambino, il primo bambino, uno non lo sa gestire. Si scombussola un po'. Si scombussola gli orari. Scombussola poi tutta la vita. Però consigli? Consigli di i primi 2-3 mesi comunque sono impegnativi. Mi mangio l'ultima di questo, ragazzi, avete visto come mi piacciono. Poi piano piano riprendete di nuovo l'equilibrio vostro che. I primi 2-3 mesi, anche 4. Anche 4. Il bambino che non si dorma, non si dorme è sempre più suscettibile ai litigi, sì, di coppia. Sì, perché comunque devi stare è il bambino che si deve abituare ai tuoi ritmi. Ho detto questo, siamo noi che dobbiamo abituarci poi ai suoi ritmi. È vero, è vero. Perché lui non sa niente della vita. E allora man mano si deve adeguare a questi ritmi. È l'unico modo per esprimersi e piangere. Quindi. È vero, Daniel. Piangevi sempre. Piangevi sempre tu. Tu piaci, fai sentire come piaci. Domanda per Dario, a quando il matrimonio? È una sorpresa. Tu sei sorpresa. È una sorpresa. Finché lo farai ti dirò pure no. Bravo, e poi essere. Guarda questa freccia. Vai, vai, di là. Visto, lui non lo vuole. Perciò lui lo so che non lo vuole. Vita da mamma, pensavi fosse così o ti aspettavi qualcosa di diverso, uomo? Vita da mamma. E tu dici vita da papà. E tu dici vita da papà, lo sapevi che era questa. Vita da mamma, vita da papà. Sapevo che era questa qua. Ti aspettavi fosse così? Sì. Insomma. Mi dispiace. C'è qualcosa che ti pesa? A te ne dai in braccio. No, io devo dire. Mi devo dire che ad esempio una cosa che mi pesa è quando lui ad esempio sta malato, magari non possiamo uscire, allora, possiamo non so fare, cosa fare. Non può scendere, non può andare a scuola, queste cose qua, però per il resto. Lui sta facendo quello che faccio io. Allora devo far vedere, fatto uno spocco di cioccolata. Ma un tipo d'acqua. Vai! Fai vedere questo setto sporco? Questo musetto tutto sporco! Tutto felice! Sta tutto felicione! Bacia papà! Dai un bacio papà! Dai un bacio papà! Sta tutto felicione di cioccolata perché ha mangiato un sacco di roba dolce! E qui. No! Comunque ragazzi, vi salutiamo, lasciate tanti like, Daniel dici tanti like, fai così, no, fai tanti like col dito così, pollice in su, tanti like al video, ciao, saluta, guarda lui che lancia le cose, ciao, saluta.
No, non lanciarlo! Oh mio Dio! Oh mio... No, Pupi, non la mangiare!